Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Chilometri dopo chilometri. È faticoso, ma bisogna andare. Ogni giorno ti svegli, vai avanti, nonostante i dolori, nonostante il caldo, qualche piccolo problema alla schiena, alle gambe, però devi andare perché la strada non si percorre da sola. La strada è lì che ti aspetta, srotolata come un nastro davanti a te, e sta a te riavvolgere questo nastro, camminando giorno dopo giorno. E bisogna stare bene, uno cerca di stare bene, uno cerca di creare tutto quello, il comfort minimo, e un grandissimo senso di libertà il fatto di avere bisogno veramente di poche cose, di non avere bisogno di niente, avere, sapere che tutto quello di cui hai bisogno è qui, nel tuo zaino, è come il... Come per una lumaca, come per una chiocciola, no? Tu hai tutto qui dentro e non ti serve nient'altro. E soprattutto curare le cose di cui hai bisogno. Ieri sera ho lavato la biancheria, non si era asciutta. Allora che cosa ho fatto? Stamattina, questo piccolo accorgimento da viaggiatori che ho imparato da altri viaggiatori, ho imparato viaggiando anche per conto mio, con qualche spilla da balia. Si prende la biancheria ancora umida e si attacca allo zaino, usando lo zaino come uno stendino. Così, mentre cammini, in un quarto d'ora, con questo sole fortissimo, tutto si asciuga. Uno dice, vabbè, sembri un po' un vagabondo, nel senso negativo del termine, no? Andare in giro con i calzini appesi. Infatti non ti vergogni, se ti vergogni stai a casa. Se sei un viaggiatore, è il dovere sacrosanto di tutelare te stesso, soprattutto tutelare i tuoi piedi, perché non c'è niente di peggio che portare dei calzini umidi o dei calzini sporchi. Le vesciche incombono, e quando poi hai pure una piccola vescica, allora hai finito di camminare. Lo scopo, il fine ultimo, è sempre quello di percorrere la tua strada. Quindi niente, questo è uno dei tanti accorgimenti a cui bisogna ricorrere quando si fanno viaggi del genere. Soprattutto lavare questa roba, sì, portarsi, basta un flacone di shampoo, puoi lavare te stesso, puoi lavare la biancheria, così porti il meno peso possibile. La libertà è questa, rendersi conto giorno dopo giorno che non hai bisogno di niente, che hai bisogno soltanto di quello che ti porti dentro, fondamentalmente, e di pochissime cose. E l'esercizio è questo, fare in modo che quelle pochissime cose stiano tutte quante nello zaino, stiano tutte quante sulla tua schiena, così che giorno dopo giorno tu ti possa rendere conto che la responsabilità di quello che realmente ti serve è un peso, un fardello che ti porti addosso e che deve essere sempre il più leggero possibile. Naturalmente io a questo fardello ho aggiunto il mio corno di caprone, che non so, ma per ora, voglio crederci, mi sta portando fortuna. Itaca è sempre più vicina. Riprendo la strada.